Buonasera a tutti. Il Centro Musica propone il concerto finale di Musiquet Techné Orvieto Pop Rock Festival, un festival didattico giunto alla terza edizione che si è svolto nella sede del Centro Musica dal 22 al 24 maggio. 3 giorni di corsi strumentali e musica d'insieme, affidati ad un quartetto di docenti straordinari: Francesco Mecorio, corso di canto e anche insegnante del Centro Musica, Giacomo Castellano, corso di chitarra, Saturnino, basso, Christian Mayer, batteria. Sono stati veramente speciali ed io li ringrazio veramente di cuore per questo. L'obiettivo dell'iniziativa, unico nello scenario nazionale, è affinare le qualità dei partecipanti per prepararli al professionismo, insegnare loro a lavorare nel mondo dello spettacolo, a montare un repertorio in modo professionale con il rispetto dei tempi e delle regole dello show business. Per la prima volta in Italia nasce un nuovo modo di insegnare l'arte del musicista, imparare attraverso l'esperienza, il bagaglio culturale, umano e tecnico di grandi esperti del settore per diventare veri professionisti. L'unicità e l'originalità del programma sfocia nel concerto finale di questa sera, come risultato delle 3 giornate di studio. Quest'anno, da 2 giorni prima dell'apertura del festival, oltre 15 band provenienti da tutto il territorio si sono esibite nei concerti organizzati nelle piazze e nei locali della città. L'idea è nata in collaborazione con Radio Orvieto Web ed il centro giovanile Mister Tamburino, al fine di creare un palcoscenico per i giovani, così come un utile momento di aggregazione e di confronto. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i gruppi che vi hanno preso parte: Radio Orvieto Web, Massimo e Alessandra di Mister Tamburino, le attività commerciali che hanno aderito a questa specifica iniziativa. Vi comunico che la serata sarà in diretta su web in modalità streaming all'indirizzo www.orvietocentromusica.it. Grazie alla disponibilità delle aziende partner Engineering, Compass Multimedia e Setec Group. Engineering, fino allo scorso anno Xaltia, leader nei settori telecomunicazione e media, mette la propria esperienza sui servizi di streaming a disposizione di questo evento, all'interno del proprio programma di supporto a progetti culturali del territorio. La filosofia di Compass Multimedia e Setec Group è progresso e comunicazione ovunque, inteso anche come vasto panorama di stimoli culturali. Le aziende hanno reso possibile un collegamento wireless per la realizzazione della diretta. Colgo l'occasione per ringraziare di questa grande opportunità le 3 aziende e tutti i tecnici presenti. Ringrazio inoltre di aver partecipato all'evento la Masotti Guitar Devices, una ditta giovane e dinamica, conosciuta ormai a livello internazionale, che produce amplificatori e strumenti musicali ai massimi livelli, prestando particolare attenzione alla qualità del suono e alla tecnologia usata. Grazie infine a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa bellissima edizione, tutti i ragazzi, Radio Orvieto Web, Mister Tamburino, i fonici e tutti voi presenti. Grazie.